Prova. Altissimi. Prova, prova. Spento, prova, prova. Buonasera a tutti. Tra poco inizieremo la veglia pasquale, tra pochissimo vi invitiamo a raccoglierci in silenzio. Vi ricordiamo che la liturgia inizierà fuori dalla chiesa con la benedizione del fuoco e del cero. Ecco, vi iniziamo questa, la madre di tutte le veglie, momento più importante dell'anno liturgico, quindi ci prepariamo, tra poco iniziamo. Fratelli e sorelle, in questa settimana, in questa santissima notte nella quale il Signore nostro Gesù Cristo
è passato dalla morte alla vita. La Chiesa invita i suoi figli sparsi nel mondo a raccogliersi per vegliare e pregare. Rivivremo la Pasqua del Signore nell'ascolto della parola e nella partecipazione ai sacramenti. Cristo risorto confermerà in noi la speranza di partecipare alla sua vittoria sulla morte e di vivere con Lui in Dio Padre. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio ci hai comunicato la fiamma viva del tuo fulgore, benedici questo fuoco nuovo e mediante le feste pasquali accendi in noi il desiderio del cielo, perché rinnovati nello Spirito possiamo giungere alla festa dello splendore eterno, per Cristo nostro Signore. Giù. Un fuoco timido. Però, come le cose più belle, nasce timidamente, ma apre una luce nuova. Lascialo così. Cristo, ieri e oggi, principio e fine, Alfa, Omega, a Lui appartengono il tempo, i secoli, a Lui la gloria e il potere per tutti i secoli dei secoli. Per mezzo delle sue sante piaghe gloriose ci protegga e ci custodisca Cristo Signore. Amen.
Cristo, luce del mondo. Cristo, luce del mondo. Cristo, luce del mondo. Esulti, il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste, e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto. Gioisca la terra inondata da nuova luce, lo splendore del Re. Le tenebre.
madre chiesa, tutta splendente della gloria del suo Signore. In questa assemblea risuoni unanime l'acclamazione di un popolo in festa. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Buona e giusta, esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito e inneggiare al Padre Onnipotente e al Figlio Gesù Cristo Signore. Egli ha pagato per noi all'Eterno Padre il debito di Adamo e con il sangue sparso per amore ha cancellato la condanna della colpa antica. Questa è la Pasqua in cui è immolato l'agnello. Questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri dalla schiavitù dell'Egitto. Questa è la notte che ci salva dall'oscurità del male. Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte ed agli sorge vittorioso. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte e dagli inferi risorge vittorioso. Condiscendenza della tua grazia, o inestimabile tenerezza del tuo amore, per riscattare lo schiavo hai sacrificato il figlio. Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti. Felice colpa che meritò un così grande Salvatore. Felice colpa. Oh,
l'ora in cui Cristo è risorto. Oh, notte veramente beata, che spogliò gli egiziani per arricchire Israele. Oh, notte che sconfigge il male, lava le colpe. Oh, notte veramente gloriosa, al suo Dio. Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte ed agli infedeli risorge vittorioso. Padre Santo, il sacrificio di lode, e la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, nella liturgia solenne del cielo, segno della nuova luce. Preghiamo, Signore, che questo cielo offerto in onore del tuo nome risplenda di luce, salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo, lo trovi acceso la stella del mattino, quella stella che non conosce tramonto. Cristo tuo figlio, risuscitato dai morti, fa risplendere la sua luce serena. Questa è la notte ha distrutto la morte e dagli infedeli risorge vittorioso. Questa è la notte
Fratelli e sorelle, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo con cuore sereno la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio ha salvato il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha mandato a noi il suo Figlio come Redentore. Preghiamo perché Dio, nostro Padre, porti a compimento quest'opera di salvezza realizzata nella Pasqua. Possiamo spegnere le candele. Dal libro della Genesi. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia luce, e la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque, per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germoglie, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germoglie, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte, siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte, e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi, e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse. Siate feconde e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplicano sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame,
rettili e animali selvatici, secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici, secondo la loro specie, il bestiame, secondo la propria specie, e tutti i rettili del suolo, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza. Domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame e su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine. A immagine di Dio lo creò. Maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali è alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio, nel settimo giorno, portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio. Thank you.
Proviamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo e poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco. Prese in mano il fuoco e il coltello. Poi proseguirono tutte e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e gli disse: Padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non mi hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio.
Accorgimi, oh Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte d'eredità. Sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, oh Dio, piena la tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Preghiamo. O Dio, Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il Signore disse a Mosè: «Perché gridi verso di me? Ordina agli israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore, quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri». L'angelo di Dio, che precedeva l'accampamento di Israele, cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare, e il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. Le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto,
mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare, sul far del mattino, tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone, che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero: «Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria, Signore è il suo nome, a Lui la gloria». Signore, il suo nome, a Lui la gloria. Voi
Preghiamo. O Dio, anche ai nostri giorni vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che hai fatto con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Esaia. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome, tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripiudata la donna sposata in gioventù, dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non più adirarmi con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata. Ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli. Tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Grande sarà la prosperità dei tuoi figli, sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Esalterò, Signore. Perché mi hai risollevato.
preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda realizzato il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato, per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite, comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me. Ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore, che avrà misericordia di lui, e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri, le vostre vie non sono le mie vie, oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie, i miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata. Parola di Dio. Thank you.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, che mediante l'annuncio dei profeti hai rivelato i misteri che oggi celebriamo, ravviva la nostra sete di te, perché soltanto con l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nelle vie del bene. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dal libro del profeta Baruch. Ascolta, Israele, i comandi della vita. Porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica e sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto, la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre. L'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate ed hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio e nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto fra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio. I precetti del Signore sono re.
Preghiamo. O Dio, che accresci sempre la tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo per Cristo nostro Signore. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira, per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio santo nome, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io dieti ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Grazie.
te io penso e rivedo quello che hai fatto per me. Grandi cose, Signore mio Dio. Come il cervo va Preghiamo. O Dio, che nelle pagine dell'Antico e Nuovo Testamento ci insegni a celebrare il mistero pasquale, fa che comprendiamo l'opera della Tua misericordia, perché i doni che oggi riceviamo confermino in noi la speranza dei beni futuri, per Cristo nostro Signore. O Dio, che illumini questa santissima notte con la gloria della risurrezione del Signore, ravviva nella Tua Chiesa lo spirito di adozione filiale, perché rinnovati
nel corpo e nell'anima, siamo sempre fedeli al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio in Cristo Gesù. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia.
sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare ad ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano tra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo, osservarono che la pietra era stata già fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Ma andate e dite a Pietro e ai suoi discepoli: egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi aveva detto. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Abbiamo accolto il Vangelo che abbiamo ascoltato pronunciando insieme questa parola: lode a te, Signore, lode a te, o Cristo. E in questa liturgia l'ascolto della parola è costruito per portarci all'accoglienza di questa parola di salvezza che è il Vangelo. Per cui la lode che noi esprimiamo, manifestiamo, non è perché siamo così, abbiamo trovato una soluzione speciale, abbiamo fatto una bella esperienza, ma perché nella nostra storia abbiamo incontrato il Salvatore. Ecco, di fronte a questa parola, forse qualcuno dice: guarda Don Diego, io questa chiarezza di esperienza, questa salvezza di cui tu parli, io non mi sembra di averla sperimentata in pieno, non mi sembra di averla celebrata, non mi sembra di... Ecco, la scrittura ci mostra queste due donne che percorrono un cammino verso il sepolcro di Gesù. Cioè verso un luogo dove dovrebbero andare a custodire un morto. Ma in quella strada trovano qualcosa che stravolge la loro vita. Quella promessa di morte, quella certezza ormai di morte, diventa un'esperienza di vita nuova. Diventa un'esperienza di resurrezione.
Se noi oggi siamo qui, è perché insieme, come comunità cristiana, come battezzati, celebriamo quella stessa esperienza, quello stesso incontro, la speranza di quella stessa luce e di quello stesso stupore e di quell'angelo che ci annuncia, quel messaggero, è risorto. Cristo è risorto. L'amore di Cristo ha vinto la morte e vince le mie morti, vince i miei peccati. Viene per portare quella luce nel mio cuore, nella mia storia, e permettermi di essere anch'io un uomo, una donna che vive da risorto, da risorta. Che significa? Che significa questo? Che nella nostra vita poi non avremo più difficoltà, non avremo più problemi? No. Ma che sappiamo qual è la nostra strada, ovvero sappiamo che nella nostra via è il Signore la guida, è il Signore il Maestro. La fedeltà nella nostra fede è a questa fiducia, a questa vicinanza, a questa relazione con Dio. Queste donne sono sconvolte, come anche, pensateci, la possibilità che quello che io penso sia impossibile, l'amore possa rinnovarlo. Quella ferita, quella fragilità, quel desiderio di giustizia, quel desiderio di pace. Il Signore ci insegna a morire per risorgere. È una misura un po' strana, un po' particolare. Celebrare la Pasqua vuol dire permettere che il mio cuore, permettere che la mia storia si allinei a questa buona notizia e diventi buona notizia. C'è questa piccola rappresentazione qui di quel sepolcro. È un modo per fissare l'attenzione e vivere un piccolo itinerario, dalla croce, la morte, alla vita. È stato bello in questi giorni, nelle liturgie che abbiamo vissuto, in maniera particolare venerdì, vivere quel momento di adorazione della croce. Tanti, tantissimi di noi hanno vissuto quel momento di incontro. Ecco, pensavo questo, che quello che veramente cerchiamo è quel momento di intimità personale con Gesù, per consegnargli la nostra vita. Signore, eccomi. Ed è bello in questo incontro mettersi anche vicino al cuore di tutti quei discepoli di cui abbiamo sentito questi giorni e di queste donne che si sentiranno la loro preghiera, la loro speranza accolta. Sentiranno quell'incontro come il dono di un padre che accoglie i suoi figli e che li ama e che li ascolta e che li accompagna. Se oggi noi come comunità cristiana celebriamo la Pasqua è perché siamo certi che qui e nel mondo la speranza della resurrezione ha bisogno di trovare posto. Dove c'è conflitto, dove c'è guerra, dove non c'è pace, dove c'è ingiustizia, nei miei dolori, nei miei peccati, nelle mie fragilità, nelle mie povertà e anche fuori di me. Non è facile vivere da cristiani. Non è facile. Ma non perché dobbiamo seguire una serie di regole,
o perché dobbiamo seguire i comandamenti. Non è per questo. Non è facile, perché Cristo ci insegna ad amare fino in fondo e a procedere nella fiducia di un amore che diventa profezia, dove forse in tanti momenti sarai tu a compiere quel primo passo, ad aprire quella strada. Ecco, fratelli e sorelle, oggi rinnoviamo la nostra fede, rinnoviamo il dono del battesimo che abbiamo ricevuto per prendere nel nostro cammino la forza di saperci sempre custoditi da Cristo. È a Lui che possiamo rivolgere il nostro sguardo. Non è finito il cammino, non abbiamo capito tutto. È a Lui che possiamo affidare il nostro cuore, dei nostri affanni, le nostre gioie. È da Lui che ci sappiamo amati fino in fondo, sempre. Caro fratello, cara sorella, se farai tua questa parola, tanti, tanti potranno trovare in te i segni dell'amore di Cristo e ricevere il dono della sua pace. Non aver paura. E oggi, nella gioia che ci unisce in questa celebrazione, rinnoviamo anche la grazia che lo Spirito Santo manifesta, l'opera del Padre in ognuno di noi, secondo carismi e doni diversi. Non buttare via la tua storia, non buttare via niente di te, ma lascialo incontrare, illuminare dalla grazia dell'amore di Dio. Sia lodato Gesù Cristo. Fratelli e sorelle, invochiamo la benedizione di Dio Padre Onnipotente su questo fonte battesimale, perché coloro che da esso rinasceranno siano resi in Cristo figli adottivi. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Padre fonte della vita, pietà di noi. Figlio parola fatta carne, pietà. Santo, potenza dell'amore, pietà di noi. Trinità santa che abiti nei cuori, pietà di noi. Maria, Vergine, Madre di Dio, prega per noi. Gabriele, voi angeli della gloria, pregate per noi. Abramo, nostro padre nella fede, pregate per noi. Mosè, amico dell'Altissimo, pregate per noi. Voi tutti
patriarchi e profeti, pregate per noi. Giuseppe, casto sposo della Vergine, pregate per noi. Giovanni, voce che grida nel deserto, pregate per noi. Maria Maddalena, prima testimone del risorto, prega per noi. Pietro, saldaroccia della Chiesa, prega per noi. Paolo, apostolo delle genti, prega per noi. Voi tutti, apostoli di Cristo, prega per noi. Diacono primo nel martirio, pregate per noi. Ignazio, pane puro di Cristo, pregate per noi. Agostino, cantore della sete di Dio, pregate per noi. Girolamo, ardente d'amore per le scritture, Gregorio, vigile sentinella della Chiesa, prega per noi. Benedetto, padre maestro dei monaci, prega per noi. Martino, luminoso confessore di Cristo, prega per noi. Ugo Vescovo, difensore della Chiesa, Signore, dalla morte eterna, salvaci, Signore, per la tua incarnazione, salvaci, Signore, per la tua morte e resurrezione, salvaci, Signore, per il dono dello Spirito Santo, Signore. Noi peccatori ti preghiamo, ascoltaci, Signore. Rendici operatori di pace misericordiosi, ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua Chiesa, ascoltaci, Signore.
O Dio, per mezzo dei segni sacramentali, Tu operi con invisibile potenza le meraviglie della salvezza e in molti modi, attraverso i tempi, hai preparato l'acqua, Tua creatura, a essere segno del battesimo. Fin dalle origini il Tuo Spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. E anche nel diluvio hai prefigurato il battesimo perché oggi, come allora, l'acqua segnasse la fine del peccato e l'inizio della vita nuova. Tu hai liberato dalla schiavitù i figli di Abramo, facendoli passare illesi attraverso il Mar Rosso, perché fossero immagine del futuro popolo dei battezzati. Infine, nella pienezza dei tempi, il tuo figlio, battezzato da Giovanni nell'acqua del Giordano, fu consacrato dallo Spirito Santo. Innalzato sulla croce, egli versò dal suo fianco sangue e acqua e dopo la sua resurrezione comandò ai discepoli: «Andate, annunciate il Vangelo a tutti i popoli e battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo». Ora, Padre, guarda con amore la tua Chiesa e fa scaturire per lei la sorgente del battesimo. Infondi in quest'acqua, per opera dello Spirito Santo, la grazia del tuo unico Figlio, perché con il sacramento del battesimo l'uomo, fatto a tua immagine, sia lavato dalla macchia del peccato e dall'acqua e dallo Spirito Santo rinasca come nuova creatura. Discenda, Padre, in quest'acqua, per opera del tuo Figlio, la potenza dello Spirito Santo. Tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti con Cristo nella morte, con Lui risorgano alla vita immortale. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del santo battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana e alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa. Possiamo procedere ad accendere le candele per poi rinnovare nel segno anche della luce la nostra fede. E nel rinnovo delle promesse battesimali vogliamo cominciare proprio dalla rinuncia al male. Rinunciate a Satana. Rinuncio. E a tutte le sue opere. Rinuncio. E a tutte le sue seduzioni. Rinuncio. Ed ora la professione di fede. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete.
Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Credo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo. Ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. E sorelle, in questa notte siamo riuniti per acclamare Cristo risorto. Egli vive, alleluia. Pieni di gioia, apriamo i cuori alla preghiera e diciamo insieme: Padre della vita, ascoltaci. Padre della vita, ascoltaci. Signore Gesù, ti affidiamo Papa Francesco perché, illuminato dallo Spirito Santo come il buon pastore, possa con le sue parole e le sue opere accompagnare la Chiesa nel nostro cammino e promuovere la pace nel mondo. Ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Dio onnipotente ed eterno, nelle tue mani sono le speranze degli uomini e i diritti dei popoli. Ti preghiamo affinché tu assista con la tua sapienza i governanti,
affinché con il tuo aiuto possano mantenere in tutto il mondo la giustizia e promuovere la pace duratura. Ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Padre misericordioso, che con il tuo infinito amore permettesti che il tuo unigenito figlio fosse crocifisso per riscattarci dai nostri peccati e dalle nostre colpe e nel terzo giorno risorgesse dai morti, ridesta in noi la forza della tua carità. Donaci di aiutare coloro che sono nella prova fisica, mentale, spirituale e coloro che non vedono via d'uscita dalle loro sofferenze. Per questo ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Padre Santo, concedi alle famiglie e alle coppie cristiane in cammino la luce della fede, la gioia dell'amore casto e la grazia del perdono, per sperimentare ogni giorno che il senso profondo di ogni relazione si trova nel dono di sé all'altro. Ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. O Padre, in questa notte santa ti ricordiamo i nostri giovani, frecce preziose nella faretra di ogni famiglia e della società. Dona loro la speranza nel bene supremo, la consolazione nelle afflizioni, la forza nel resistere alle seduzioni di questo mondo, la tua grazia nel trovarti negli angoli bui del loro cuore e la gioia di scoprirsi figli tanto amati. Ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Signore, per quanti hanno ricevuto e ricevono la grazia sacramentale del battesimo, in particolare per Giordano e Raul, affinché possano portare il tuo profumo nel mondo, camminando sotto il tuo abbraccio paterno e misericordioso, guidati dalla luce della fede in Cristo risorto e accompagnati da una comunità accogliente e aperta. Ti preghiamo. Padre della vita, ascoltaci. Rinnoviamo instancabilmente anche la preghiera per la pace. Rinnoviamo anche l'incontro tra noi nella carità cristiana. Affidiamo al Signore in un momento di silenzio le nostre preghiere, le intenzioni che portiamo nel cuore. O Padre, risuscitando il tuo Figlio hai distrutto la morte e ci hai chiamati alla vita. Fa che la gioia della Pasqua rinvigorisca la nostra fede e riconfermi la nostra fiducia nel Vangelo di Gesù. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Possiamo spegnere le candele? Appartiene ormai e voi frutti della terra.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Con queste offerte accogli, Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti, scaturiti dal mistero pasquale, per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. È Lui, il vero agnello, che ha tolto i peccati del mondo. È Lui che, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della Tua gloria. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna in veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno, nella notte gloriosa della risurrezione di Cristo Signore nel suo vero corpo. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa e Vescovo Francesco, il suo Vicario Angelo, il Consiglio Episcopale in Roma, i presbiteri e i diaconi. Ricordati di tutte le nostre sorelle e di tutti i nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua misericordia. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, Sant'Ugo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito e ci ama con amore di Padre e ci insegna le parole con cui pregare. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.
Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiera per la comunione spirituale. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te.
conoscerò e una brezza soave accarezza il mio cuore. Solo tu sei per sempre e sei per sempre con me. Ti cerco, parla al mio cuore, oh Signore, nella notte più buia io ti incontrerò. Tu sei luce del mondo, sole senza tramonto, sei sorgente di vita scaturita per me. Preghiamo. Infondi in noi, Signore, lo spirito della Tua carità, perché saziati dai sacramenti pasquali, viviamo concordi nel Tuo amore, per Cristo nostro Signore. Amen. Io dovrei fare un po' di ringraziamenti, ma non vi preoccupate, sarò breve.
No, veramente i ringraziamenti sono, guardo qui vicino a me, Don Gabriele, Don Giorgio, Don Vincent, Don Michele, Giorgio, Don Michele, Francesco, tutti i chirichetti, Don Guido, ma in realtà sarebbe veramente a tutta la comunità, perché ecco, è insieme che viviamo questo momento, è insieme anche, no, grazie in particolare alla disponibilità di alcuni che celebriamo con gioia, con attenzione, con cura. Ecco, questa cosa l'ho imparata un po' anche nella fede, che il Signore anche dice a ognuno di noi grazie per tutte le volte che scegli di amare e scegli di manifestare il mio amore. E questo è un po' forse l'invito più bello che possiamo donarci questa sera. E, ecco, che questo tempo di Pasqua, la Quaresima è una piccola parentesi, in realtà noi siamo chiamati ad essere, come dire, annunciatori della Pasqua. Questo tempo di Pasqua che inizia in questa notte sia la luce e la gioia anche che caratterizza la nostra vita. Vi ricordo che questa notte, tra l'altro, cambia anche l'ora, quindi da domani la messa della sera sarà alle 19, così come anche poi tutto il periodo successivo. Lunedì 1 aprile, che dovrebbe essere oltre al primo lunedì di Pasqua e quindi lunedì dell'Angelo, è anche Sant'Ugo, la festa di Sant'Ugo, ma noi la celebreremo la domenica 7 aprile unendo le messe delle 11 e delle 12, quindi in un'unica messa alle 11.30 che sarà presieduta dal Vescovo Monsignor Daniele Salera. Vi ricordo anche che in questo tempo c'è sempre la bellezza e la possibilità di sostenere il cammino della parrocchia attraverso l'aiuto alle famiglie più bisognose, attraverso anche le tante opere che stiamo facendo sempre per migliorare gli spazi che viviamo, in particolare gli infissi che abbiamo concluso come diciamo, grande lavoro che ci ha preso e ci prenderà ancora tanto. Mancano circa, lo dico, 70.000 euro da pagare, però ecco, vabbè, questo si fa, tutti insieme si fa, insomma. E questa sera abbiamo ripreso anche una bella tradizione, guidata quest'anno ancora dal rinnovamento, e fuori all'uscita troverete un piccolo momento di brindisi, una cosa semplice però giusto per avere lo spazio anche, no, fra di noi, per salutarci, per farci gli auguri con più calma e insomma brindare insieme. Allora con gioia invochiamo il dono della benedizione, sì, il dono della benedizione del Signore. Ecco, in questi giorni, prendendo anche le bottigliette con l'acqua benedetta che sono qui, potete vivere questo segno anche nelle vostre case. L'unico invito che vi facciamo, una bottiglietta per famiglia, poi domani, dopodomani, insomma, se ne avanzano ne prenderete altre, però volendo, ecco, sono lì vicino al fonte battesimale, sarete aiutati a prenderne una per uno. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione solenne. Dio, che nella risurrezione del suo Figlio unigenito ci ha donato la grazia della redenzione e ha fatto di noi suoi figli, vi dia la gioia della sua benedizione. Amen. Il Redentore, che ci ha donato la libertà senza fine, vi renda partecipi dell'eredità eterna. A voi che per la fede in Cristo siete risorti nel battesimo, possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria del cielo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Portate a tutti la gioia del Signore risorto, andate in pace, alleluia, alleluia. Rendiamo grazie a Dio, alleluia, alleluia. Buona Pasqua a tutti.